All'alba del mondo c'era solo il nulla. Un nulla avvolto ed oppresso da un'atmosfera benefica ed in continuo traumatico divenire. Poi, per uno sconosciuto prodigio, vennero loro, le piante, e conquistarono la terra. Erano forme primitive, forse muffe, licheni, felci, ma avevano il segreto della vita, un segreto che fu l'inizio del prodigioso ciclo di ogni esistenza. Ma come questi meravigliosi esseri verdi iniziarono la loro vittoriosa invasione della terra? Fu un primordiale polline trasportato in quell'atmosfera satura di veleni, ma per le piante adatta allo sviluppo, che fecondò il suolo. Per la sua funzione, in alcuni casi, la natura lo ha fornito di mezzi adatti al volo. I semi del soffione, per esempio, hanno un originale paracadute, quelli dell'acero un'elica. Tutto ciò perché, a volte, questi semi debbono allontanarsi molto dal luogo di origine prima di posarsi sulla terra. Il volo può talvolta coprire migliaia di chilometri, può varcare montagne ed oceani, senza che il potenziale riproduttivo ne risenta minimamente. Anche quando cadono sulla terra, talvolta in condizioni ambientali difficili, devono attendere come in letargo l'occasione propizia per dare origine ad una nuova esistenza. Ci sono semi che conservano la loro carica vitale per anni e talvolta per millenni, come è stato osservato in chicchi di grano rinvenuti in tombe egizie, che hanno reagito, anche se in maniera parziale, a particolari sperimentazioni di germinazione. Ma non tutti i semi volano. La noce di cocco, seme della palma che porta il medesimo nome, per esempio, naviga. Facendosi trasportare dalle correnti marine, prima o poi approda in terre lontane e conquista il suo territorio. In questa singolare maniera, la palma di cocco ha invaso ogni territorio ai limiti del mare ed oltre, in tutta la fascia tropicale a lei favorevole per clima e situazione d'ambiente. Ma vediamo come è fatto questo seme navigante. La buccia che ricopre il seme vero e proprio è impenetrabile all'acqua e molto resistente, tanto da sfidare le burrasche oceaniche che può incontrare nel suo viaggio o i cocenti raggi del sole. L'unico che può vincere la durezza della sua scorza è l'uomo, goloso di quel latte che altro non è che il cibo della futura palma. Sotto la corteccia si trova un tessuto leggero e simile alla stoppa, detto copra, che avvolge la camera dove, immerso nel suo latte, è custodito l'embrione. Questo tessuto filamentoso e resistente preserva l'ambiente da qualsiasi trauma esterno. Così ben protetto, il seme può navigare per molto tempo e per migliaia di chilometri alla ricerca di una terra su cui approdare per generare una nuova e maestosa palma. La capacità delle piante di adattarsi alle condizioni ambientali, anche più difficili, è strabiliante, ed i vegetali dei deserti ne sono un'immagine emblematica. Questa, per esempio, per evitare l'evaporazione della scarsa umidità, ha trasformato le sue foglie in acumei. Il processo di fotosintesi non è svolto quindi da queste, ma dal suo piatto e verde fusto. Nei deserti, però, per risolvere il problema dell'acqua, le piante non adottano tutti gli stessi sistemi. La spina di camello, infatti, non trasforma le sue foglie in spine, ma ha trovato ugualmente la soluzione. Le sue radici, alla ricerca del prezioso liquido necessario alla sopravvivenza, penetrano tenacemente nel terreno a profondità incredibili. Alcune possono raggiungere perfino i 30 metri, e si fermano solo quando hanno trovato una falda acquifera sotterranea. Esternamente, le piante dei deserti presentano un misero aspetto,
forse così dovevano essere quelle all'origine della vita, obbligate a vincere un difficile habitat. Quando invece l'ambiente è favorevole, questi esseri esplodono in tutta la loro maestosità. Le loro forze, non più impegnate a superare difficoltà naturali, generano dei veri giganti verdi. Eppure la natura, nel supremo schema dei suoi equilibri, per limitare una loro possibile anomala proliferazione, ha creato dei presupposti che ne limitano l'espansione. Questi sono i loro minuscoli regolatori, gli insetti. Per gli alberi, i piccoli esseri sono dei veri assassini silenziosi. La loro voracità è insaziabile. Attaccano quasi ogni genere di vegetale presente nel loro territorio. Con le loro mandibole possono distruggere milioni di ettari di bosco. Esistono quasi 100.000 specie differenti di bruchi, parassiti ed altri insetti nocivi. I danni che provocano sono enormi e talvolta imprevedibili. È stato calcolato per difetto che ogni anno mangiano quasi un quinto di tutto il patrimonio vegetale. Ciò significa che se la vegetazione non si rigenerasse con ritmi altrettanto sostenuti, in 5 anni la vita vegetale svanirebbe, divorata da questi minuscoli esseri. Però è altrettanto vero che se non ci fossero loro, le piante invaderebbero la terra in modo anormale e dannoso. Malgrado però queste considerazioni di ecoequilibrio naturale, gli insetti nocivi il più delle volte sono una vera piaga per le coltivazioni. Un terzo dei raccolti viene devastato con un danno economico incalcolabile e talvolta questi nemici delle piante sono causa di carestie e di epidemie. Nei secoli scorsi le piantagioni infestate da insetti nocivi venivano addirittura bruciate. Il fuoco era meno dannoso dei piccoli distruttori ed annullava la loro propagazione a zone circostanti. Dopo il fuoco, per difendere le colture da questi insaziabili tutori dell'equilibrio vegetale, sono stati usati altri mezzi che si sono dimostrati più nocivi degli insetti da combattere. Gli insetticidi chimici irrorati sulle coltivazioni in un primo tempo risolsero il problema salvando i raccolti. Poi le cose cambiarono sostanzialmente. Si notò infatti che dopo le irrorazioni alcuni esemplari riuscivano a sopravvivere. I sopravvissuti, quindi, davano vita ad una nuova progenie con caratteristiche genetiche anomale e resistenti al tipo di insetticida usato, rendendolo così inefficace allo scopo. Per combattere queste nuove generazioni si dovettero usare differenti prodotti, sempre più attivi e sempre più potenti, che uccidevano sì gli insetti, ma avvelenavano sempre più il suolo. Fortunatamente oggi questi folli ed inefficaci sistemi stanno per essere gradualmente abbandonati. In laboratori di tutto il mondo si stanno infatti sperimentando metodi che non si avvalgono di sostanze chimiche, ma agiscono con metodi biologici. Uno di questi metodi biologici è quello usato contro il ragno zecca, vorace predatore della pianta di cetriolo. Il suo nemico biologico è il Phytophthirus. Se questo insetto, riconoscibile dal suo corpo rosso, viene introdotto in piantagioni infestate dal ragno, senza aiuto di benefici prodotti della chimica, come si può ben vedere, attacca ed in breve tempo libera le colture dal suo dannoso rivale, senza causare traumi ecologici. In natura, infatti, esistono molte specie di insetti non dannosi che sono acerrimi nemici di altri nocivi, e questi sono i nostri alleati. Uno di questi preziosi alleati è l'occhietto dorato. Si nutre delle uova di molte specie, distruggendo intere colonie prima del loro sviluppo. Un altro alleato divoratore di uova che risolve il problema ante nascitam è la vespa tricograme. Questa è la dannosa tarma del grano, che depone le sue uova in un deposito di frumento e da queste usciranno le larve affamate. Anche la vespa depone le sue uova,
però nello stesso luogo ed a contatto con quelle della tarma. Alla schiusa non usciranno larve di tarma, ma solo di vespa, poiché queste, durante il periodo di sviluppo, si sono nutrite delle uova dell'insetto dannoso. I sistemi di lotta biologica, molti dei quali sono in fase di sperimentazione, si sono rivelati veramente efficaci nei confronti di un gran numero di parassiti. Ma purtroppo questi sistemi vengono usati raramente e talvolta ostacolati da coloro che hanno interesse ad usare e a far usare sistemi chimici che risolvono i problemi immediati ma creano squilibri irreversibili in un ambiente, per molteplici cause, già ai limiti della frattura ecologica. Malgrado ciò, oggi stanno sorgendo innumerevoli fabbriche biologiche che con metodi scientifici riproducono insetti alleati. In questo laboratorio si allevano uova di tarma infestate da vespe tricograme. Il metodo è semplice. Le uova delle tarme del grano, una volta mescolate a quelle delle vespe, vengono messe a dimora su fasce di coltura preparate biologicamente. Quindi, in un particolare forno, dove viene creato il clima adeguato alla loro crescita, vengono lasciate sviluppare. Una volta terminato il ciclo di accrescimento larvale, sono pronte per iniziare la loro battaglia di disinfestazione. Ogni vespa tricograma sviluppata può distruggere fino a 40 uova di insetto delle già dette tarme del grano, o di bruchi o di pappataci. E forse un giorno questi piccoli esseri e tanti altri come loro vinceranno per noi non solo la guerra contro i loro simili nocivi, ma anche quella contro i criminali avvelenatori della terra. I veleni, infatti, che si immettono nel terreno per incrementare i raccolti o preservare le colture da agenti naturali dannosi sono calcolati a miliardi di tonnellate per anno. A questi vanno aggiunti tutti i composti tossici che, dispersi nell'aria dalle industrie e dalle scorie gassose della meccanizzazione, si riversano poi sulla terra con le precipitazioni atmosferiche. Se a tutto ciò aggiungiamo anche i letali prodotti chimici disinfestanti, purtroppo molto presto si arriverà ad un punto di rottura biologico dal quale non si potrà retrocedere. L'utilizzazione di preparati chimici contro i parassiti dei vegetali non presenta però solo un aspetto inquinante, ma altri dannosi risvolti. Infatti, gli insetticidi non sono selettivi e nella loro azione distruttiva, oltre ai nemici, uccidono anche gli amici, senza distinzione, come piccoli animali superiori ed uccelli. Con questo non vogliamo dire che gli insetti nocivi debbono essere lasciati in pace. Lasciarli liberi di agire, anche questo sarebbe un errore che potrebbe portare a squilibri ecologici, dal momento che per cause sconosciute o conosciute, alcune specie di insetti hanno raggiunto un'esplosione demografica anomala. Quello che sosteniamo è che l'abuso indiscriminato ed irrazionale di prodotti che alterano il naturale equilibrio al solo scopo di un momentaneo e discontinuo profitto è pura follia della quale un giorno si dovrà rendere conto. Come abbiamo visto, i mezzi biologici per combattere e vincere queste battaglie di preservazione del patrimonio vegetale che è all'origine della vita ci sono. Dobbiamo solo conoscere e sfruttare questi mezzi, valutare i vantaggi e gli svantaggi, aiutando i nostri alleati naturali, come queste formiche, a lottare ed a vincere per noi. Questi alleati non sono poi così indifesi e deboli come si potrebbe pensare, tutt'altro. Una media comunità di formiche, per esempio, durante una sola stagione, può distruggere fino a 10 milioni di insetti nocivi, senza alterare equilibri o inquinare, e il più importante, senza aumentare a dismisura la sua popolazione a causa dell'abbondante cibo. Ora che abbiamo sommariamente osservato amici e nemici di questi prodigiosi esseri verdi che sono all'origine della vita, cerchiamo di vedere qualcuna delle loro a noi necessarie funzioni. Ogni albero ed ogni pianta con il suo respiro produce per noi ossigeno.
Purtroppo però questi esseri diventano sempre meno a causa di politiche assurde ed egoistiche, di disboscamenti incontrollati ed incontrollabili, di proliferazioni industriali e tecnologiche affamate di spazio, di energia ed ancor più di ossigeno. Molti pensano che le riserve di questo vitale gas nell'atmosfera siano infinite ed inesauribili. Purtroppo non è così. Oggi nell'atmosfera ci sono 980 miliardi di tonnellate di questo gas. Certo è parecchio, ma è una quantità finita ed in costante diminuzione dovuta ad un consumo anormale. Per esempio, un aereo che viaggia da Chicago a Parigi, durante il volo, brucia 35 tonnellate di ossigeno. Ed ancora le automobili. Ogni auto, in sole 10 ore di marcia, adopera tanto ossigeno quanto ne consumerebbe un uomo per respirare in un anno. Anche i nostri polmoni hanno bisogno di centinaia di tonnellate annue di ossigeno e diventiamo sempre più numerosi. Ogni 2,5 secondi l'umanità si accresce di un nuovo individuo. In una settimana la popolazione della Terra aumenta di 1.400.000 unità. Cosa respireranno le generazioni future? Riusciranno le piante a rigenerare quanto in maniera anomala viene dissipato? Sempre secondo alcuni calcoli basati su proiezioni matematiche, nell'anno 2000 le industrie mondiali raddoppieranno, con conseguente incremento nell'uso irregolare sia di ossigeno sia di territorio. Anche le città aumenteranno a dismisura per l'incessante esodo di popolazioni dalle campagne verso i centri urbani alla ricerca di un tenore di vita più conveniente, trasformando così questi agglomerati di cemento già saturi in sproporzionate megalopoli insane ed invivibili. La carenza di ossigeno a causa dei fumi di scarico e dello smog è già una realtà. In grandi città come Parigi, New York e Tokyo esistono apparecchiature che a pagamento forniscono un poco d'aria respirabile. E se a causa della sfrenata corsa tecnologica e della deforestazione le piante non potessero più compensare lo squilibrio dei consumi, come finirebbe l'umanità? Forse soffocata come un topo in una campana di vetro piena di gas irrespirabili? Oltre a ciò, sempre a causa della diminuzione del patrimonio vegetale e dell'aumento costante dei consumi di carburanti e combustibili, nell'atmosfera si sta accumulando un'irregolare quantità di gas che hanno la proprietà di trattenere l'eccesso di calore terrestre. Questo accumulo innesca il cosiddetto effetto serra, che cagiona una variazione verso l'alto della temperatura terrestre. Un aumento di temperatura di solo qualche grado provocherebbe l'inevitabile e graduale scioglimento dei ghiacci delle calotte artica ed antartica. Di conseguenza, il livello delle acque della Terra si innalzerebbe con conseguenze drammatiche. Molte delle più belle città del mondo, molte regioni densamente popolate ed interi territori a livello del mare sarebbero irrimediabilmente inondati. Con tutto ciò non vogliamo peccare di catastrofismo, però i presupposti di quanto detto già esistono. Dipende solo da noi evitare queste sciagure annunciate. Dipende solo dalla nostra volontà e dalla nostra capacità nel saper conservare l'immenso ed insostituibile tesoro verde che la natura ci ha donato, non distruggendo questi prodigiosi esseri verdi che sono stati, sono e per sempre saranno l'origine della vita.